Le video notizie di distribuzione moderna. Abbiamo realizzato che attraverso i trasferimenti, attraverso il blocco del turnover, attraverso ciò che erano in più che abbiamo portato già da Conad, attraverso tutta una serie di interventi che abbiamo fatto e che abbiamo comunicato in sedi formali e informali, a livello di ristrette e a livello allargato al sindacato, oggi siamo ad un discorso che è Cuba ancora purtroppo 3.000 unità in più. E quindi abbiamo ridotto già del 50% quello che era quell'effetto del piano industriale. Siamo a 3.100 persone che rispetto a ciò che è sostenibilità economica che deve avere l'impresa sono in più. Noi dobbiamo trovare una soluzione alternativa in tema di questi 3.100. Dove sono messi? Nella sede. In più, perché si realizzano quei 3.100? Perché noi abbiamo circa 27 grandi strutture ipermercati, 27, dove andremo a realizzare una riduzione degli spazi degli ipermercati. Perché una delle cose che viene fuori è che quegli spazi che dobbiamo ridurre sono funzionali ad una migliore produttività di quelle superfici che oramai non riesci più ad esprimere in termini di vendita con i punti vendita che sono sopra i 9.000 metri. Per le ragioni che vi ho detto prima, le vendite dell'extralimentare, cioè l'ipermercato e la grande struttura generalista di una volta, non ha più senso, non solo per ciò che è avvenuto nel settore dell'extralimentare attraverso, non una volta si chiamavano i category killer, ma in realtà sono gli specialisti, in gran parte dei settori che erano di offerta dell'ipermercato, ma anche e soprattutto per ciò che sta avvenendo attraverso l'e-commerce. Allora c'è bisogno di un ridisegno e una rivisitazione dei punti di vendita di grandi dimensioni con un orientamento che è diverso e con dimensioni di metri quadri. E lì è dove nella rete si concentra il problema. Perché se, come vi ho detto prima, tutto ciò che non è quello lo passo con tutti i dipendenti, è chiaro che se vado a tagliare le superfici avrò degli esuberi. E allora dobbiamo trovare soluzioni. Come? Uno, efficientemente organizzativo da una parte, l'incidenza del part-time contro una media nell'ambito della grande distribuzione che non è al di sopra del 18% e dentro Chanel del 27%. E lì c'è da ragionare e da vedere, c'erano tutta una serie di fattori dei contratti a termine sui quali ovviamente intervenire. Innanzitutto, qual è la dimensione degli ipermercati che andiamo a tagliare? Sono 27 che avevano un'area di vendita accumulata di 248.000 metri quadri che andranno a 138.000 metri quadri. In funzione di questo frazionamento ovviamente ci ritroveremo ad avere dei dipendenti che sono in più, però abbiamo anche degli spazi che sono in più, perché in tutti quei punti di vendita la proprietà immobiliare è la nostra e quindi quegli spazi che realizziamo li dobbiamo collocare a dei tenant che, guarda caso, sono nell'area dell'extralimentare. E quello che stiamo facendo è una cosa semplice che ci sarebbe piaciuto fare insieme con il sindacato a fianco, che è quello di dire: io ti voglio privilegiare rispetto ad un altro per entrare in quel centro commerciale che è il tuo obiettivo, ma la condizione è una, che assorbi in toto in alcuni casi, in parte in altri, perché dipende dalla tipologia di commercio che sta facendo quel operatore, è sempre a beneficio di tutti. Se mi chiamo Primark, che su 5.000 metri quadri ho 300 dipendenti, assorbirne 70 è facile. Se mi chiamo Maison du Monde, che sulla stessa dimensione ce n'ha 50, è un po' più difficile, perché c'è anche un tema di professionalità, di età e di tutta una serie di fattori che vanno presi in esame. Però stiamo privilegiando esattamente questo, dicendo: devi assumere, stabiliamo già quello che puoi e quanto puoi prendere in sicurezza la maggior parte delle persone, se non tutte, e costruire un piano che si muova su queste direttrici. La prima,
La ricollocazione ovviamente attraverso Conad, e questo lo stiamo già facendo anche nell'ambito delle persone della sede centrale. Noi abbiamo bloccato quelle che tutto il turnover che avevamo a livello nazionale di Conad e anche delle cooperative, e l'avevamo già assunti, ma già da diversi mesi. Persone e personale che veniva dalla centrale di Auchan. Perché la prima cosa che abbiamo fatto già da gennaio, quando oramai eravamo vicini a quella che è stata la sigla del contratto vincolante di maggio per poi arrivare al closing di luglio, già da allora ci stavamo muovendo in questa direzione, abbiamo preso persone, anche perché vi sottolineo che su quel fronte le persone sono valide. Era un altro il problema che c'era in Auchan, ed era di carattere strategico e di conduzione nel livello alto del management, quasi a livello di intervento per azioni di responsabilità per il danno che hanno provocato, insieme anche con un sindacato che è stato cieco. Gli ambiti sui quali muoverci erano la ricollocazione in Conad, la ricollocazione in primari operatori del retail, e quello che vi ho detto prima. C'è un tema, entro il 20 noi avremo le risultanze di quello che è l'antitrust, sappiamo già molto, in molte delle cose, e ci stiamo muovendo per tempo pure per collocare una parte di quella rete diretta a nostri colleghi nell'ambito del mercato italiano. L'operazione che abbiamo fatto con Carrefour non è solo di una vendita, ma c'è anche un acquisto che stiamo facendo come Conad nel nord-est di una grande struttura di Carrefour. Quindi è nell'ambito di una ulteriore ottimizzazione fra quello che è la sovrapposizione per noi e quello che erano gli interessi per loro rispetto a un territorio che è quello del Veneto. Quindi abbiamo comprato delle cose che adesso annunceremo e abbiamo venduto delle altre. È da tempo che noi vogliamo fare mobilità incentivata, anche perché l'ultima mobilità incentivata che è stata fatta non ci hanno apportato quei risultati, e vogliamo mettere dei soldi su questo, e abbiamo fatto una proposta al sindacato. E tra l'altro apriremo esattamente nella prossima settimana la mobilità in Lombardia, perché siamo stanchi di un fatto: noi realmente ci teniamo alle persone, e dentro la sede di Auchan c'è della gente che ha già trovato il lavoro e che giustamente sa che noi faremo un piano di mobilità incentivata e che sta aspettando per andare, perché per chi guadagna 1300-1400 euro al mese, forse i 20, 30, quelli che sono di premio di incentivazione per l'uscita, gli cambiano la vita. Ed è per questo che avevamo fretta. E della gente che è andata via senza prenderlo questo incentivo alla mobilità, perché alla fine si è trovato in una condizione in cui doveva decidere se rischiare di perderlo quel posto di lavoro che aveva trovato per inseguire quei soldi. Ma di questo non se ne sta occupando nessuno tranne noi. Sappiamo che ci sono circa 230 dipendenti che sono in area di possibile pensionamento e prepensionamento, e quindi anche lì vorremmo intervenire perché riducono quel movimento. Ci sono già 30 dipendenti che hanno deciso di diventare imprenditori di Conad e che stiamo avviando, e che gestiranno dei punti di vendita che sono di Conad. Altro fattore non banale: in tutti questi punti di vendita, soprattutto quelli di grandi superfici, stiamo facendo colloqui con i direttori, i capi reparto, tutti i resti, per vedere di trovare imprenditori, cose che abbiamo già fatto quando avevamo comperato la rete di Villa. Questi sono i primi 66 punti di vendita che abbiamo passato. Sono così ripartiti: sono 94.000 metri quadri in termini di ordine di vendita, circa 500 milioni di fatturato base annua del 2018, e come vi ho detto prima, qui abbiamo passato tutti i dipendenti. La stessa cosa abbiamo fatto con gli amici di Carrefour. I 28 punti vendita passati in Carrefour, quell'impegno che ci siamo presi noi e che abbiamo fatto prendere alle nostre cooperative, di prenderli con tutti i dipendenti, con la stabilizzazione per un anno, è quello che abbiamo preteso nel contratto di cessione da Carrefour. Quindi tutto ciò che stiamo muovendo, che sia esso verso le cooperative e i nostri soci di Conad, che verso altri, vedasi il caso Carrefour, prevede la stessa cosa.
e quindi quei numeri si vanno ulteriormente ad abbattere. E li sappiamo punto per punto, ma qualcuno non vuole discutere di questo, con la pretesa che si facciano gli accordi sullo stile del XIX secolo, quando si ragionava delle ferriere e delle aziende che erano industriali, in cui il ragionamento era solamente una mera trattativa che dice: sono 5.000, tu mi garantisci che 4.000 li assorbi, e poi dopo stati buono in una stanzetta in tre persone o in cinque concludevano gli accordi. Il commercio, ma soprattutto tutto il mondo moderno, è qualcosa di diverso e non può essere più gestito in questi termini, soprattutto in un momento come questo, in cui la sostenibilità dell'impresa a livello economico diventa il fattore critico di successo per la continuità e la durata del lavoro per il vendente. Noi adesso apriremo la mobilità incentivata per quanto riguarda la Lombardia, continueremo a muoverci e abbiamo apprezzato l'intervento che è stato fatto al MISE da parte del Ministro e soprattutto delle regioni. Incontreremo tutte le regioni che al contrario sono disponibili a cercare di mettere in atto piani che guardino alla ricollocazione di quei dipendenti. Nell'ambito di questa ricollocazione, ve l'ho detto, il punto chiave è questo degli ipermercati, sui quali stiamo lavorando anche noi. Non ci sarà nessuno degli spazi eccedenti che abbiamo visto, quei 138.000 metri quadri, che finirà ad un operatore nel mondo dell'extraalimentare che non avrà dei dipendenti di Auchan che passeranno lì. L'ambizione che abbiamo è quella di coprirla tutta. Avremo un problema che sarà legato alla sede nazionale di Auchan, lo sappiamo, lo sanno anche loro e ce ne dispiace. Tutta la parte però dell'extraalimentare stiamo intervenendo e sarà gestita dagli uomini di Auchan per tutto il mondo di Conad, dal suo dirigente a quelli che ne stanno operando, sia a livello di marketing che di acquisti che anche di logistica. Utilizzeremo anche le loro basi logistiche per quanto riguarda il mondo dell'extraalimentare, che sono posizionati una a nord e una a sud. Il tema è voglia e volontà di rimboccarsi le maniche, di mettersi lì e sporcarsene le mani, cercando di fare in modo che quel saldo sia zero. Garantire che quel saldo sia zero, noi per la struttura che abbiamo, non è possibile, e sarebbe solamente un annuncio e non una pratica. Noi siamo certi di poter arrivare vicini a quel saldo zero attraverso gli interventi e con l'aiuto di tutti. Abbiamo delle imprese di produzione anche della nostra marca commerciale che in un territorio particolare, non vi dico quale, assorbirà dei dipendenti di Auchan perché doveva fare delle assunzioni, perché anche a loro stiamo chiedendo una mano rispetto a questo e ci stiamo muovendo. Ma è il compito di chi compra? Bene, non questo è realmente persone oltre le cose, che fosse l'attenzione verso le persone, non quello che qualche volta leggiamo invece nel mondo della rete.